Ragazzino investito da un'auto pirata tornava a casa da scuola a piedi sulla provinciale per San Nicolò quando è stato urtato ed è finito a terra. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagata un'altra maestra, proseguono le indagini sui presunti maltrattamenti alla scuola Vittorino da Feltre che avevano portato all'arresto di due insegnanti. La terza deve rispondere dell'accusa di abuso di mezzi di correzione. Da 200 a 70 dipendenti in 7 anni, la Gardesa di Cortemaggiore ha avviato oggi con i sindacati la mobilità per 12 lavoratori. 80 dipendenti restano in cassa integrazione per 6 mesi. Neve a mezzanotte, scatta l'allerta, la perturbazione durerà 24 ore, previsti accumuli fino a 20 cm in alta collina e 10 in pianura, possibili precipitazioni anche sabato mattina. Se non dai i soldi perdo la casa, si finge la figlia al telefono e truffa un'anziana residente a Borghetto. La donna ha consegnato 7.000 euro tra oro e contanti a un falso impiegato di banca. Verso il derby sale l'attesa, Piacenza e Pro Piacenza in campo, domenica al Gariglia alle 14.30, parla il capitano rossonero Aspas. Siamo pronti, possiamo giocarcela.